Dunque, una sintesi, allora andiamo per numeri. 7 fondatori di Airlobby, l'associazione datoriale che porta avanti le problematiche e le soluzioni per il mercato della coiffure. 6 temi portanti, punti chiave del manifesto di Airlobby. 5 politici con la P maiuscola seduti a questo tavolo, tra cui un sottosegretario, 2 senatori e 2 onorevoli, tutti molto attenti, dialoganti, preparati e propositivi. Questo dovrebbe aver creato le migliori premesse per uno sviluppo delle istanze che si pongono in senso positivo. Ora, aspettare una soluzione per tutti i 6 problemi, e poi ce ne sono anche di più, è difficile, ma certamente priorizzare e dare concretezza alle istanze più importanti, beh, questo penso che ci sono le basi per pensare che avvenga, e avvenga in tempi di qualche mese dell'anno prossimo. Quindi la conclusione è che alcuni anelli sono stati inanellati, che ci sono ancora alcuni addendi da mettere bene in chiaro, ma che uniti, come siamo stati oggi, con tutte le componenti del settore e con i politici con noi, beh, uniti ce la faremo, uniti si potrà cambiare. Grazie. Estetica è al fianco di Airlobby da sempre, e se ti iscrivi ad Airlobby hai subito un vantaggio gratuito, che è, tra uno dei vantaggi gratuiti è anche quello dell'abbonamento digitale alla rivista Estetica. Estetica ha prestato l'editore a fare da conduttore e moderatore. Estetica non smetterà un attimo di pensare a quanti addendi positivi, come dicevo prima, si possono mettere sul tavolo per avere una professione più adeguata alla situazione attuale e più aderente alle prospettive future.